Mercati azionari non soltanto piantati all'interno di un regime di compressione di volatilità, che molto molto vedremo sul nostro indice Fuzimib, all'interno di una decorosa riflessività che in questo momento sta posizionando DAX un po' al di sotto delle chiusure di ieri, è chiusa a 6,25, intorno siamo 100 punti sotto, poco meno dell'1%. mercato orizzontale, meno 0,80. Indicatori senza tendenza alcuna, se non quella di un alleggerimento, direi piuttosto visibile, di questo rimbalzo. Cosa si cerca di capire? I dati di oggi? Sì, anche se in parte, almeno per metà, credo che i numeri dei non fair payrolls, ad esempio, stamattina invece escono poi i PMI europei, siano già un po' prezzati siano già un po' scontati, mentre si cerca di capire come le trimestrali prossime andranno a evolvere le previsioni dei CEO, degli amministratori delle aziende, le famose guidance, non tanto sugli utili quanto sulle previsioni. E si cercherà poi di capire l'evoluzione dei contagi, secondo me questo è un dato macro istantaneo quotidiano molto importante, soprattutto dal punto di vista emotivo, si cercherà di capire terzo quando il lockdown in Europa potrà allentarsi e quindi le previsioni sono maggio piuttosto che giugno, io credo giugno, e si cercherà poi di capire, ed è questo che sta un po' bloccando alcune, alcuni prezzi di strumenti europei a partire dal nostro BTP, a partire dal Bund e dal Fuzimib, l'atteggiamento e le decisioni di Eurogruppo. Io credo che gli operatori sull'azionario siano ancora molto cauti, e credo che non stanno, almeno a giudicare dai volumi, prendendo alcuna impostazione robusta. Ciò non toglie che durante l'intraday potremmo avere anche degli strappi e dei movimenti più interessanti, assolutamente. Questo resta un mercato molto più da intraday che, e molto meno per coloro che intendono fare acquisti da tenere in posizione. Ho la sensazione che, tolte alcune storie, di grandi eccessi verso l'alto che andranno usati per alleggerirsi e di grandi eccessi verso il basso che dovranno essere usati per cominciare a costruire una posizione. Non sia un mercato che dal punto di vista strategico offra indicazioni chiare. Sul DAX sono andato a lavorare su questa struttura di queste due candele qua semplicemente perché vi ho visto anche una volatilità. Che mi dice che questo è un po' il livello su cui andremo a posizionarci? Individuata una dinamica massimi e minimi, l'ho proiettata verso l'alto e verso il basso, utilizzando anche un Fibonacci che a sua volta ho preso dalla dal massimo della proiezione long e dal minimo della proiezione short per trovarci dei livelli intermedi. Un livello bellissimo, cioè molto importante. Sono me 330-370 livello ostico trovo che sia il 7,50 secondo me sono livelli importanti c'è un, un segnale short a 9591 con un target proprio su questo supporto e c'è un segnale long qua di comprarlo in basso e vendere un alto ehm, compra vendi compra basso vendi un po più alto compra basso con un target qua sopra, vendi qui con un target qui sotto, secondo me queste sono le zone su cui, come fosse un ping pong, almeno l'indice tedesco andrà a posizionarsi. Voglio anche oggi dare un'occhiata all'Italia, perché le decisioni di Eurogruppo, secondo me, il nostro mercato le sta un po' prezzando, le sta un po' scontando, mantenendosi in questa volatilità. Piatta, che però a mio modo di vedere presuppone per un ritorno per la prossima settimana di struttura volatile. Dal punto di vista grafico, questa flag potrebbe sembrare una flag di prosecuzione di questo rialzo, cosa diversa sarebbe se fosse un po' inclinata così, e allora sarebbe una flag che. 1-2-3. Resto cauto sulle prospettive degli indici credo che il trimestre, almeno giudicare da oggi, ore 8.58 di venerdì 3 aprile, sarà comunque un trimestre ancora difficile. Dall'America arrivano segnali di maggiore volatilità, ma maggiore anche pressione in vendita sugli strappi da parte dei principali indici e non vedo in questo momento ancora dagli indicatori che utilizzo cambi di tendenza, non vedo Vedo solo approfondimenti quando le performance sono molto molto basse e vendite quando tornano ad essere alte. Un meno 6 su base 4 ore, un più 6 su base 4 ore è utilizzato come gioco di vendita, che significa che in modo intermedio si vende anche un più 3 e si compra anche un meno 3. E un meno 4 si compra sempre un po più basso attenzione sarà le guidance le trimestrali le prospettive per medio oriente cambiano molte cose si viaggerà di meno si spenderà di meno quindi attenzione ai titoli del lusso attenzione ai titoli legati comunque alla comunicazione digitale piattaforme esempio zoom eh, skype tutto, tu, tutto quello che gira intorno a maggior consumi personali rivolti alla nuova vita che dovremo andare a condurre e di conseguenza quella che si può individuare la qualità sull'automobilistico personalmente starei abbastanza lontano anche su Bund vi è una sostanziale lateralità e quindi lo spread in questo momento sul BTP non sta cambiando molto Continua a esserci debolezza sulle banche europee. E questo significa che l'Europa dovrà molto molto usare le banche come veicoli per trasmettere liquidità al sistema. Le banche guadagneranno ben poco e non le comprerei assolutamente proprio cioè, sulle banche sono molto negativo. C'è ancora forza di dollaro. Attenzione pertanto a questo supporto trasversale di euro. E questa forza di dollaro si riflette sul fatto che, nonostante che lo Yen prema un po' a ribasso, non lo fa più di tanto sul dollaro, quantomeno cerca di trovare una quadra, proprio perché in questo momento c'è rifugio sulla valuta americana e questo un po' tiene, anche se in maniera decorosissima, schiacciato l'oro. Qui c'è una resistenza, attenzione al 1620-1622 di oro, oggi forse sui dati si potrebbe far sentire e consente una logica presa di profitto, anche se tiene il prezzo per quanto riguarda il discorso di petrolio. Altre indicazioni per gli abbonati in chat in preparazione degli, dei non fermperozzi e dei dati di oggi. Buona giornata a tutti.